Ciao a tutti da YouTube, anche io. Siamo qui in una challenge a modo mio, sempre con i miei limiti, che sono tanti rispetto agli altri che fanno le challenge, però diciamo che voglio dare anche un mio contributo, voglio dire anche io dove arrivo. Cosa abbiamo qui oggi dunque? Pasta fatta in casa? No, ancora non è il momento, ma abbiamo un grande tubo di Ringo Boys alla vaniglia, quelli col ripieno bianco, che sono i miei preferiti e che si trova in autogrill. Beh, iniziamo ad aprirlo. E troviamo un primo tubo classico. Continuiamo con un secondo tubo classico e finiamo col farle cadere tutti e tre con un terzo tubo classico. Quindi sono tre tubi di Ringo alla vaniglia. Mi sono preparato il tè e per renderli più morbidi, io vi dico che di solito non ne mangiavo neanche uno. Terminandone uno non è che mi facessero un gran bell'effetto. Vediamo oggi qui in compagnia vostra che cosa riesco a fare. Allora, questa non è propriamente una tazza normale, è una tazza grande. Ora vi faccio vedere la mia tazza. Eccola qui. Questa è la mia tazza. Guardate che differenza. Quindi la mettiamo qua. Il tè che mi sono preparato utilizzando un ottimo tè che si trova tranquillamente al supermercato, è quello classico della Twinings, che ora raffreddo con un po' di acqua. Perfetto, c'ho anche bisogno di bere un po' io. Iniziamo a mettere un po' di tè. Apriamo il primo pacco. E iniziamo. Primo pacco is out, è fuori. Terminato con estrema facilità. Un altro po' di tè e procediamo con il secondo pacco.
secondo pacco pure. Guardate che in totale siamo sul mezzo chilo di Ringo Boys. Anche secondo pacco in velocità. Terzo pacco. Terzo pacco è andato. Eccolo qui. Guardate che in totale siamo di poco sotto le 3000 calorie. Ottimo. Quindi la sfida dei Ringo Boys, del tubo autogrill dei Ringo Boys, è andata. Un caro saluto e a presto. Grazie mille per l'attenzione dedicatami quotidianamente. Ciao!